Questa volta, stranamente, il funerale era poco affollato. Però Salvo ti chiamo. Salvo, vabbè, allora. Si fermò la macchina, si fece lo signor La Croce e io clic, clic, clic. Ah. Che pretendi? Salvo, sono peggio delle anguille. Scusa, no, stavamo dicendo che per l'attentato al generale dalla chiesa, dalle perizie viene fuori che sono stati usati due Kalashnikov. Ecco, uno è stato usato anche... Dove hai messo la... Per la, il danneggiamento. Ecco qua, Paolo. Alla gioielleria. Giudice, io parlerò. Lei diventerà una celebrità, ma cercheranno di distruggerla professionalmente e fisicamente. Non dimentichi che il conto che lei ha aperto con Cosa Nostra si potrà chiudere in un modo solo. Venga, Calderò. Sono io. Sono Falcone. S'accomodi, vai. Dobbiamo morire. Ma perché ti sei fatto trasferire? Lo sai benissimo. Sì, lo so. Mi dici di tua figlia che ha dei problemi. La lotta nel Trapanese che non l'ha mai fatta nessuno. Che bisogna decentrare il pool e compagnia bella. Ma secondo me la verità tu non me l'hai mai voluta dire. Insomma, me ne sono andato perché non sopportavo più il tuo cattivo carattere. Tu sei troppo accentratore. E poi, Giovanni, papà? Due galle in un pollaio. Ciao. Falcone ha ottenuto 10 punti, Meli 14, decisive le astensioni. La procedura... Falcone, un commento, per favore. Non faccio commenti, si continua a lavorare come sempre. Grazie. Ma che? Ti sei tagliato la barba? Ah sì, basta col cliché del giudice comunista. Però, dottore, sta bene. Grazie. Giovanni, ma che sarà? Che cosa? Sarà uno scontro o un incontro? Tu che dici? Parliamo subito chiaro. Ora qua ci sono io. E non è affatto casuale. Dottore Falcone! Che c'è? È una dimenticanza. O qualche cosa di peggio. Non toccate niente. Non toccate niente. Avvisate la centrale. Che c'è? Dottore Falcone! Dottore Falcone! È piena di esplosivo. Sarebbe stato una strage. Controllare le ville. Ti sei dimenticato che nell'87 è stato eletto con i voti della mafia. Paolo, tu, io, noi, alla lunga siamo più forti dei politici. Ma sei ingenuo, ha ragione Caponnetto. Non lo so, forse mi sopravvalgo. Io penso che nessun politico potrà cooptarmi. Questa è una sfida. Non sei uno di loro. Hai dei rimpianti? Sì, di essere stati a un passo da una svolta, epocale, ma di non essere riusciti a farlo. Ma questo non lo scrivere. Stai tranquillo, non scrivo niente. No, anzi, scrivi che si muore quando si è lasciati soli, quando si entra in un gioco troppo grande. Arrivo. Ufficiali ed agenti fuori! Chiudi la porta, presto! Giovanni è morto.